Con i potenti mezzi a nostra disposizione si risale il fiume verso Torino. La professoressa Augusta Lange e il professor Guido Gentile ci parlano dei rapporti di questa città con il fiume. Il ruolo di Torino e del Po non fu mai così fitto di rapporti come quello di certi fiumi con altre città, come la Senna per Parigi, il Tevere per Roma o il Tamigi per Londra. L'esistenza però di Torino in questo luogo fu certo dovuta alla scelta, condizionata dal fatto che il Po riceve la Dora nel luogo stesso in cui costruita, e quindi costituiva una difesa passiva contro le invasioni e contro i combattimenti. Però il suo ruolo consistette essenzialmente nella possibilità di esigere dei pedaggi dai viaggiatori che andavano in Francia e dalla possibilità di un certo commercio insieme con Venezia oppure con l'alta valle, con le alte valli del Piemonte. Veramente... È tutta da scrivere questa storia dei rapporti commerciali lungo il Po. Di fatto abbiamo delle notizie sulla sua navigabilità. Ancora a metà del secolo scorso delle barche a vela che potevano portare anche alcune tonnellate risalivano fino a Torino ed oltre. Si può parlare del Po anche come luogo di conflitti, proprio il suo passaggio obbligato in Torino, il pedaggio che vi si esigeva, portò a delle competizioni tra il comune di Torino da una parte e il conte di Savoia, dall'altra parte Asti, la principale potenza commerciale, di là dal Po, e come il tentativo, il progetto astigiano attorno al 1224 di deviare il Po addirittura verso Asti, in modo di lasciare Torino con un gran pantano senza più il suo prezioso pedaggio. Il tentativo, la speranza da parte dei duchi di fare una via navigabile più servita attraverso i canali, attraverso il Po, fu tentata fin dal tempo di Emanuele Filiberto, che era tornato dalle Fiandre con l'idea di fare dei canali navigabili e di impiantare dei mulini a vento. Le due iniziative non ebbero nessuna fortuna, e ancora nella fine della metà del Settecento sono stati dei progetti per collegare Cuneo, da cui arrivava il sale necessario per il Piemonte, per collegarlo attraverso Viacqua con Torino, ma l'opposizione dei carrettieri è stata determinante per l'abbandono di questi progetti. Mi scusi, ancora oggi si parla di rendere navigabile il Po. Dicono che sarebbe utile ai fini dei trasporti, dei commerci. È un problema, ritengo, difficile da risolvere, perché ci sono troppi sbarramenti, vi sono troppe dighe per centrali elettriche. Certo che il discorso del Po ormai emerge sotto il profilo dello svago, del loisir, del polmone, per usare una frase già in uso nei pianificatori del secolo scorso, del polmone verde per la città. C'è il progetto di un parco che si dovrebbe sviluppare lungo il Po, anzi abbastanza vicino ad attuazione, è già in corso d'attuazione. Ecco, interessante questo aspetto della compenetrazione della vita del Po con la città, vita, come diceva la dottoressa Lange, piuttosto modesta, però interessante sotto il profilo proprio dello svago. Fiume come svago. Io penso che sia interessante visitare la vecchia società canottieri Armida. Siamo alla società canottieri Armida di Torino, sul Po, società fondata nel 1869. Ingegnere, com'era il Po ai suoi tempi? Ecco... Le spiego, sono arrivato da Trieste io nel 1923 come studente, avevo già una certa passione per l'acqua. Sono stato introdotto in una società di canottaggio, trovando un ambiente molto accogliente, formato essenzialmente da amatori del Po, o agonisti, rematori, oppure semplicemente
diciamo, turisti fluviali. La società era molto democratica, anche l'ambiente, diciamo, del fiume, con i suoi imbarcaderi, con cavatori di sabbia, con i pescatori che allora popolavano il Po e perciò ne traevano, diciamo, anche un certo guadagno, era molto favorevole a questa frequentazione del fiume. Nello stesso tempo anche la cittadinanza era portata, non essendoci allora molti svaghi, era portata verso il fiume, perciò alla domenica, alle feste, c'erano decine e decine di barche noleggiate che animavano il fiume. Quelli invece che facevano parte della società avevano altre possibilità, o vogavano oppure assieme alla famiglia magari si portavano lungo il fiume in certe località piacevoli, per esempio alla riva del Sangone dove c'era un magnifico bosco, combinando delle belle merende allietate da canti, suoni, balli, poeti estemporanei, eccetera, eccetera. Poi alla sera tutta questa, diciamo, popolazione fluviale si ritirava e aveva passato una magnifica giornata. Met a gal in Calico down in Santa Fe. To be your Sunday boy till I rode away. Do I want her? Do I want her love? Yes, sirree. Will I win her? Will I win her love? Wait and see. Working with the rodeo, go from town to town. Most every kind of gal, every kind of gal, but who makes my heart sing? Yippee, yippee, oh, my little gal in Calico. Quale rapporto aveva questa gente col fiume? Un rapporto, diciamo, di svago, di, diciamo così, di divertimento, perché effettivamente era uno spettacolo, tra l'altro, e chi non poteva o non sapeva remare prendeva una barca a noleggio con il rematore e si divertiva lo stesso. Poi anche la struttura, se parliamo dei nostri tempi, la struttura sociale è variata e perciò l'attrazione del Po è stata addirittura, come dire, minimizzata. Oramai non si vedono più sul Po. C'è stato anche l'inquinamento che ha cacciato, diciamo, la gente dall'acqua. E perciò sul Po oramai c'è un po' di abbandono. Sì. Adesso passo alla domanda indiscreta. Lei quanti anni ha? Io ne ho 77. E va ancora in barca sul Po? Certo che vado in barca sul Po, quando ho tempo libero e quando trovo degli amici che, insomma, mi fanno compagnia, vado sempre, magari due volte a settimana. Ma perché va ancora in barca sul Po? Perché oramai quel famoso Bacillus barcus che mi ha contagiato e che ha contagiato anche qualche mio amico, l'hanno dichiarato inguaribile. È formato da una nostalgia di quello che poteva essere il Po, che sarebbe potuto essere il Po, è vero? E poi anche dal piacere di stare in un ambiente naturale ancora non molto sofisticato, addirittura, insomma, se vogliamo dire, ancora genuino. Non so, chi ha mai potuto osservare un cielo stellato d'estate, meraviglioso? Chi ha mai potuto guardare le stelle cadenti la notte di San Lorenzo? Purtroppo siamo così pochi, addirittura si può dire, si possono contare sulle dita di una mano. E la gente non è più attratta, anche perché è una fatica fare questa vita, in fin di conti.
Ma i giovani oggi non continuano questa tradizione? I giovani oggi hanno altre possibilità, per esempio amano discendere il fiume, ma non salirlo il fiume come piaceva a noi. Ma lo amano lo stesso il fiume? Ma lo amano ma in una maniera piuttosto passiva, finito, non so, una gita, un percorso, eccetera, basta, è finito. Lo spirito è cambiato, lo sappiamo benissimo tutti, la possibilità di spostarsi in qualunque punto lo si desideri, l'automobile, il motore, ha tolto la gente dal fiume. Rimane la passione ancora nelle piccole città che hanno un corso d'acqua, perché lì insomma, lo sviluppo di sport estranei non è ancora arrivato a un limite sufficiente per portarli via, anche quegli ultimi amatori. Rimane ancora la passione del fiume nelle piccole città. Infatti a Villafranca Piemonte assistiamo ad una movimentata gara di canotti, passione per il Po, che la Proloco organizza ogni anno con la sagra dei pescatori. E nel paese, fra le giostre e le bancarelle di Torrone, ritroviamo i momenti perdutamente ingenui della nostra infanzia. Questi fuochi colorati che concludono ogni festa non sono forse le stelle cadenti della notte di San Lorenzo che il vecchio ingegnere dell'Armida ricordava ieri l'altro? Adesso leggo, potente ricetta per variare menù stasera. Ok. Ok? Sì. Sono un po' stufo, ti offendi? No, 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 figurati. Allora, bisogna accendere un fuoco. Si spera che loro provvedano. Ce la fate? Sì. Bravo, Michele. Sono pronto. Bravo. Sì. Poi bisogna prendere una padella. Poi bisogna mettere dentro la padella due noci burro. Silvia l'ha comprato il burro? No. No. La tua amica Silvia dorme. Non fa mai niente. Niente. Poi bisogna mettere la padella con dentro il burro sul fuoco. Ieri abbiamo visitato l'abbazia cistercense di Staffarda, fondata nel 1135. Qui i monaci trovavano il loro luogo ideale. Potevano infatti vivere in solitudine e in preghiera, lontani dal mondo. Nel chiostro ho come sentito l'eco di quei silenzi passati. Perché nonostante nell'abbazia stessero allestendo un concerto e nonostante che Staffarda sia a pochi chilometri dall'autostrada, ogni rumore mi giungeva lontanissimo. I lavori di bonifica furono eseguiti dai monaci veri e propri e dai conversi, monaci laici e contadini del luogo, secondo l'ora et labora benedettino. Proprio la regola di San Benedetto, che mi sono letta nel giardino dell'abbazia, ha infatti stabilito un equilibrio fra contemplazione, preghiera e lavoro manuale. Forse ha proprio ragione Paolo. La poesia del monachesimo sta nell'avere concepito la fatica, il lavoro, la trasformazione della terra, come passaggi necessari a una visione spirituale del mondo. Silvia, e come mai questi monaci ebbero questa terra?
L'hanno avuta grazie a Manfredo I del Vasto, marchese di Saluzzo, che nel 1135 donò loro questa terra da bonificare. Non ti ricordi, Paolo, che quest'atto di donazione l'abbiamo visto dipinto nel Duomo di Saluzzo? Ritorniamo o andiamo verso l'origine? La sorgente del nostro fiume ci attende. È il nostro ultimo accampamento. Lo poniamo ai piedi del monte, come a posarci nel suo grembo. Eccolo lassù, magico ed eterno. Nostra montagna incantata. Ecco ragazzi, siamo alle sorgenti del Po. Sono qui come parroco dell'ultimo paese di questa valle, Crissolo. Queste sorgenti, questa folla di acqua, è l'inizio di questo fiume che è chiamato il re dei fiumi d'Italia, che dopo oltre 600 chilometri va a sfociare nell'Adriatico. Di dove viene quest'acqua che sgorga tra due massi? Secondo gli scienziati, verrebbe dal colle delle Traversette. La temperatura di quest'acqua è di 4 gradi centigradi e lassù in alto ha più o meno questa temperatura. Altri vorrebbero che venga dai ghiacciai qui del Monviso direttamente, ma secondo gli studi degli scienziati l'acqua è a 5 gradi già in alto, quindi non può essere questa la sorgente. Perché viene chiamato questo fiume Po? Padus dai latini, Eridanus dai greci, Bebeccus dai veneti che abitavano in questa zona, Bodincus dai liguri e secondo gli abitanti attuali viene chiamato Bial. Del Po parlarono il poeta Virgilio nelle Georgiche e Plinio, descrivendolo, dice che sgorga il gremio matris, cioè dal grembo della madre, dalla fonte Bisenda, cioè dalla fontana che si vede e che denota lo sgorgo, la nascita proprio di questo fiume, il re dei fiumi d'Italia. Come vi dicevo prima, giù alla sorgente, siamo dove Plinio parlava della sorgente da vedersi, fonte Bisenda. E dal fonte Bisenda passiamo, come lo chiama Virgilio, al Mons Vesulus, il monte visibile. Per i romani il monte Viso era un punto di riferimento per le loro traversate verso la Gallia. E proprio da questa parte, verso il colle delle Traversette, pare che siano scesi prima i Celti
tra il 587 e il 592 avanti Cristo, guidati da Belloveso, poi Annibale nel 217, nel 218 avanti Cristo. Noi ci troviamo qui in questo piano chiamato Pian del Re, e queste vostre tende richiamano agli accampamenti che qui fecero i re di Francia, Francesco I, quando scese per attraverso il Buco di Viso, la più antica galleria delle Alpi, scavata nella roccia nel 1480, pose l'accampamento qui, come lui ancora Carlo VIII e Luigi XII, dando il nome a questo pianoro Pian del Re. Senta, signor Carlo, io volevo sapere chi erano i pastori di una volta qui e chi sono i pastori di oggi, di adesso. I pastori di una volta praticamente erano la popolazione nella massima parte residente qui in Valle Po a Crisolo, e tutti si dedicavano grosso modo alla pastorizia perché era una delle fonti di sopravvivenza e quindi anche un'attività primaria. Adesso i pastori praticamente sono una minoranza, nel senso che i giovani, abbandonando la valle per recarsi nelle industrie costruite a valle, hanno lasciato questi luoghi e hanno lasciato ai genitori e agli anziani questo tipo di attività. Quindi abbiamo un esempio anche di Giovanni, del nostro amico, che ha dovuto, per restare in valle, per sopravvivere, cambiare il suo tipo di attività. Da giovane faceva il pastore e rivolgersi verso l'attività turistico-alberghiera, perché in fondo c'è stata questa mutazione di indirizzi economici in valle. Andando via la maggior parte dei giovani, abbiamo avuto in contrasto un afflusso di turisti. Questi turisti si sono insediati nelle seconde case nella nostra vallata e danno la possibilità a quelli che sono rimasti di avere un'attività che permetta di vivere. Mi scusi, questa attività turistica alberghiera che regge l'economia della vallata? Sì, in questo momento possiamo dire che l'80% dell'economia è basata sul turismo, quindi su questo afflusso di weekend, per cui abbiamo delle masse di turisti della zona limitrofa allo sbocco della nostra Valle Po, che il sabato e la domenica vengono a trascorrerlo per passare delle giornate con lo sci e sulle attrezzature che abbiamo predisposto da diversi anni. Prima ha parlato di giovani che sono andati a vivere in città. Ecco, queste persone quando ritornano nella Valle Natia, come la vedono, come la sentono? Ma io penso che tornino con grande nostalgia, in quanto il luogo natio è sempre caratterizzato da un affetto nel ritorno. Cioè non si sono disamorati del posto? No, non possono, perché la natura nonostante tutto è rimasta quella di una volta con le sue caratteristiche, quindi nulla è cambiato fondamentalmente. Però questi giovani che si sono allontanati penso controvoglia, in quanto forse avrebbero preferito rimanere nel territorio se questo territorio avesse fornito delle possibilità di impiego. Scusi, ma perché controvoglia? Controvoglia perché personalmente penso che la vita di città abbia una qualità differente dalla vita che avrebbero potuto condurre in queste zone, cioè anche a livello di tranquillità e di contatto con la natura. Contatto con la natura, in gremio matris, nel grembo della madre, della sorgente,
in silenzio e ripenso a quel silenzio di Giovanni Castorp dalla montagna incantata di Thomas Mann. Dice Thomas Mann: il silenzio lassù, quando egli rimaneva immobile per non sentire neppure se stesso, era assoluto e completo, era un'assenza di suoni ovattata, un silenzio ignoto, mai percepito, impossibile a trovarsi altrove. La montagna era bella, non bella in senso ridente e grazioso, ma come lo è l'aspro paesaggio del nord, in un silenzio da eternità, tale da risvegliare sentimenti di riverenza e rispetto, mentre forse lassù, sulla cima, ora invisibile per la nebbia, la neve cominciava a scendere muta, incessante, quieta, senza suono. Bello, vero? Solitudine, silenzio, finalmente. Ma acqua in bocca, altrimenti quassù ridiventiamo folla. Paolo, scendi. La contemplazione sarà l'hobby dell'eternità. Chi l'avrà detto? Per ora dobbiamo dare una mano a far girare il mondo. È dalla parte giusta. Ecchi me. Yeah.